presto stamattina, 6 del mattino, siamo a Ustica e oggi percorreremo circa 14 km e mezzo per fare tutto il giro dell'isola. Niente ragazzi, ma mi hanno reso per matto, in vacanza alle 5 di mattina in piedi, ma va bene così. Buona visione. Qua su si vede questa piazzola edificata. Se venite qui ad Ustica è uno dei posti migliori dove venire a fare un aperitivo per godere il tramonto e anche per ballare. È veramente un bel posto, Ailanto Park consigliatissimo. L'alba l'abbiamo fatta, gran bella dronata, e adesso si parte giù con i 14 km del giro dell'isola. Ragazzi, mi raccomando, continuate a iscrivervi sul canale che sta andando molto bene e vi ringrazio tantissimo per tutte le iscrizioni che sono state fatte fino ad oggi. Grazie mille, e continuerò a farvi vedere dei meravigliosi posti e delle magnifiche albe e tramonti. Appena uscito dal sentiero della Falconeria, adesso dirigo verso il sentiero della Tramontana. Sentiero della Tramontana, dove vedremo i bellissimi faraglioni. Se da qua riuscite a vedere qua dietro, e sentiero la Tramontana perché la sua esposizione è a nord. Hanno 3 km di percorso, intanto il sole sale e il caldo corre, quindi cercherò di nascondermi tutto il giorno nel versante nord e poi dietro la montagna dell'osservatorio per non sorbirmi tutto il caldo. E andiamo. Da questa punta adesso siamo arrivati ai faraglioni e in questa bellissima mappa
offerta gentilmente da escursioni guidate Ciprea dai Faraglioni. Faremo ancora tutto il giro per arrivare fino al Passo della Madonna, dopodiché cambieremo sentiero. Siamo arrivati al sentiero del Gorgo Salato, praticamente dopo aver passato qui i Faraglioni, adesso siamo qui e percorreremo quest'altro sentiero che ci porterà alla Cala della Madonna. 700 minuti, sì, 700 minuti, 700 metri di lunghezza, 35 minuti di tempo. Adesso quante cazzate sto a dire, questa è la sveglia presto, non sono abituato, male male. Finalmente, per noi amanti della montagna, un po' di dislivello. Siamo usciti dal sentiero del Gorgo Salato, ho fatto un po' di dislivello, adesso riprendiamo la strada carrabile. Quest'isola è piena piena zeppa di lepri. Non sono riuscito a riprenderne una perché ogni volta con la GoPro spenta non facevo in tempo ad accenderla e già l'avevo persa. Comunque siamo arrivati alla cappella Madonna della Croce. Ho studiato bene il percorso, non ho preso neanche un po' di sole, quindi saliamo un po' freschi, per fortuna. Adesso vediamo che dice la mappa. Eccoci qua, Madonna della Croce. Proseguiamo su questa parte qui, dove passeremo nella zona della riserva naturale marina, dopodiché arriveremo alla Torre dello Spalmatore e al faro, dove faremo la bella dronata. Per ultimo faremo la parte più lunga, è un po' più difficile perché è molto disconnessa, è il sentiero di mezzogiorno e sarà quello più caldo della giornata. Arrivati qui dal porto saliremo al paese e torneremo al punto di partenza. E visto che è pieno di fichi d'India, uno ce lo mangiamo. Bella colazione. Qui nella riserva naturale, una delle poche spiaggette presenti
all'interno dell'isola. Per il resto tutto scoglio, e quindi se volete andare al mare o queste spiaggette o altrimenti scoglio scoglio. Cosa migliore invece? Una bella barchetta in affitto e si fa tutto il giro dell'isola. Beh, si è arrivati al faro, siamo praticamente alla punta opposta dalla partenza e a metà dell'opera. Adesso una bella tronata sul faro e poi la parte tosta di percorso, che sono i 5 km e mezzo, tutti in sterrato e pietraie. Parte per il sentiero del mezzogiorno, 2 ore di percorrenza, mamma mia. Uscoghietti da Punta Cavazzi a San Ferlicchio, gli scoglietti, e qui come dicevo prima tutta la parte meravigliosa, le grotte degli scogli, delle calette, dove non può mancare assolutamente un giro in barca. Fondali meravigliosi, e metto anche qualche video dei fondali, pieno di pesci, una cosa incredibile. D'altronde, essendo un'isola, come tutte le isole, spettacolare, ma questa forse un po' più spettacolare per la sua natura, la sua purezza. Erbi bianchi o l'assenzio, ci sono delle piante di assenzio che io purtroppo nella mia imbecillità non conosco. Quindi, ipotizzo siano queste, no? Boh, non ne ho idea. Queste qui, questa dovrebbe essere assenzio. Vediamo l'odore. Sì, poi mi raccomando, se ho detto una cazzata scrivetemelo nel video, ma secondo me è proprio questo l'assenzio. Ha dei piccoli fiori. Fantastico. Gapperu. Qua immagino ci siano piante di gapperi, che anche queste nella mia ignoranza non conosco. E fa un bello studio sulle piante. Ecco a voi, ho
scoperto la pianta del cappero. Questa è la pianta del cappero. Questi qui sono piccoli capperi e poi cresceranno. Odore fantastico. Oggi, oltre a questa fantastica camminata, sto scoprendo odori e piante che non conoscevo. Ogni cammino ha sempre il suo perché. Uscito dal sentiero del mezzogiorno, adesso vado verso il paese, faccio qualche ripresina del paese e niente. E questa è Ustica. Conferenza dell'isola fatta, arrivati al punto di partenza.